Oggi Seba farà il tour di uno Yakuen Store e comprerà due utilissimi utensili che gli permetteranno di realizzare uova sode con le sembianze di un coniglio e un orso. Insomma, quelle cose che ti servono in cucina un sacco! Inoltre preparerà un delizioso, a sua detta, sandwich di tonno e granchio a forma di orso bruno. Riuscirà il nostro eroe a passare i provini del prossimo MasterChef? O gli rifileranno un ordine restrittivo anche per un singolo fornello elettrico? Ciao a tutti ragazzi, sono Sebastiano Serafini e benvenuti su un nuovo video di cucina. Allora, oggi mi sono dedicato a cucinare delle uova sode e un tramezzino. Allora, è stata un'esperienza più difficile di quella che pensavo. Comunque, in questo video vedrete io che vado al Yakuen Store, quindi nel negozio a 100 yen, a comprare queste due meraviglie della cucina che sicuramente non potranno mancare a casa vostra. Quindi vedrete io che compro queste cose e poi io che mi diverto a cucinare praticamente queste uova a forma di orsetto e di coniglio e poi questo tramezzino a forma di porcellino. Sono venuti strabene, mi raccomando, vi divertirete un sacco. Anche con questi penso che farò un giveaway perché non si sa mai. In ogni caso, ditemi che cosa ne pensate nei commenti, ditemi se secondo voi sto migliorando nella cucina. Vabbè, non voglio rovinarvi la sorpresa, quindi ci vediamo domani alle 2 e divertitevi con questo mio video di cucina. Ciao! Ciao ragazzi, oggi vi porto all'interno di un Yakuen Shop in cui tutte le cose costano 100 yen, che è un po' meno di un euro. Poi ci sono tutti, queste qua praticamente le coppie se lo attaccano al cellulare. Vedete che sono due. Ah no, questo no, scusate. Questo non è per le coppie, però vedete, sono gli strap da attaccare le chiavi ai cellulari. Questo è Kumamon, che è un personaggio della provincia di Kuma. Scusate, Kumamoto. E poi ci sono le meravigliose scarpettine. Queste sono belle. Poi cos'altro c'è? Vediamo. Questi bambini nudi e altre stripe, tutte queste cose. Qua potete metterci una foto del vostro gatto o di chi volete, magari del grazie del gatto che mi continua a graffiare, non sarebbe una brutta idea, magari poi mi inizia a volere più bene. Poi qua ci sono le trappole per questi scarafaggi giganti che, ahimè, in Giappone non c'hanno i ragni ma c'hanno gli scarafaggi. Vari sacchetti per le varie cose. Poi andiamo avanti, vabbè, le carte igieniche costano un euro, però oddio, con 80 centesimi ne hai 4. Costicchia un po', sembra a me. E questo che carino, che cos'è? Ah, questo è per accendere il fuoco, guardate che bellino. Fantastico. Proseguiamo, belle bacchette di tutti i tipi e di tutti i colori. I guanti. Il praticissimo portabanana. Ovviamente utilissimo proprio. Mi raccomando, vorrei comprarne 5. Questo è per fare invece gli onigiri, per farli, sapete, i triangolini di riso, per farli belli cotti alla brace o barbecue, e potete fare lo stesso anche con i funghi. Poi cos'altro c'è? Questo che è carino. Ah, questo qua è bellissimo perché praticamente lo metti giù quando cuoci le uova e praticamente ti dice se le uova sono cotte, se le vuoi metà, se le vuoi belle sode. E vedete, in base a quanto si colora questo, potete immaginare, vedete? Carino. Quasi quasi me lo prendo. E poi cos'altro c'è? La grattugia, le varie formine con i cuoricini. Un sacco di puttanate utili. Il porta onigiri, carinissimo. Vedete, con questo potete fare le forme dei triangolini se non siete molto bravi, oppure potete fare le palline di riso con questo. Che oh! Poi qui potete fare le uova a forma di, magari quasi questo qua me lo compro. Mettete praticamente dentro l'uovo. Una volta che l'uovo è sodo, lo mettete dentro. Come si fa? Cioè, praticamente mettete dentro in questa formina lo Yudetamango e poi vi prenderà la forma di questo bel coniglietto o orsacchiotto. Queste qua quasi quasi provo a farle. Questo è per fare i frullati di fragola. Questo penso che lo puoi usare solo una volta. Metti dentro il latte e poi dovrebbe diventare. Vabbè, intanto io mi provo questi che così facciamo un altro video di cucina. Oggi cucino solo le uova. Qua invece puoi fare i panini. Che bella trovata. Ma dai che proviamo a fare anche questo. Adesso proviamole tutte le cagate, no? Qua invece puoi fare praticamente i sandwich con il tonno. Che io sapete che c'è anche il pulsante del tonno. Ve lo ricordate nel mio video della casa che li posso ordinare il tonno soltanto premendo pulsante. E poi parti praticamente queste meravigliose formine. Ce le compriamo tutte le posate. Perché dovete sapere che notizia shock in Giappone usano anche le posate. Per chi non lo sapeva. Qua praticamente abbiamo tutti i recipienti possibili ed immaginabili. Poi questo non è il reparto più interessante, devo dire. Qua c'hanno i vari timbrini. Sapete che al posto della firma, come vi ho già insegnato, in Giappone si usa il timbro. In cui è stampato il cognome vostro, e qua potete comprarveli praticamente con tutti i vari cognomi. Oddio, di solito per documenti importanti vi conviene farvelo fare su misura perché questi, sento che se lo può comprare chiunque, sono un po' più rischiosi. In ogni caso, tutti i timbri hanno un che, cercano di farli un pochino diversi, quindi un che di diverso ce l'hanno. Quindi se proprio non lo prendete proprio uguale, vi scoprono. Quindi è un po' più sicuro comunque della firma. Vabbè, qua c'è scritto che praticamente se volete provare a rubare, ci sono le camere che vi stanno guardando, ma comunque in Giappone tanto non ruba nessuno. Quindi non c'è nessun problema. I block notes a forma di micino sono fantastici, non li volete? Questa comunque appena finirò di cucinare quasi quasi faccio un giveaway. Cos'è questa?
Ah, il selino della bici. Devo dire che penso che farò un altro video sui Hyakuen, perché questo non era il Hyakuen più interessante. Queste sono le maschere per il viso all'acido ianuronico. Poi qua ci sono i vari timbrini che potete mettere sulle chiavi o per decorare lettere, cose così. I vari trucchi, oddio non so, i trucchi da un euro quanto siano meravigliosi, però in ogni caso ci sono anche quelli. Qua un po' per fare le decorazioni di Natale, tutte le cose per pulire. Guardate come in ogni cosa in Giappone cercano sempre di metterci un personaggio carino sopra. C'ho solo 2 minuti in questa telecamera, quindi forse mi devo spicciare a finire questo video. E poi qua c'hanno tutti i vari hangers. Adesso andiamo a comprare questo, se non vedo altre stronzate. Meglio se non mi guardo troppo intorno, perché sennò comprerei altre cose. Qua c'hanno tutti i timbrini, quei mici. Che belli. Quasi quasi me ne compro uno. No dai. Cuscini, le candele. Questa un po' con le candele. Gli orologi da 80 centesimi. Come fanno a farle così? Chip. Lo sciacquone per il cesso. Come si chiama questo qua? Utile comunque questo qua per fare la casa più bella e profumata. Direi che per oggi, se non mi voglio comprare un raincoat, queste praticamente sono queste giacchette di nylon che praticamente ti ricoprono dalla pioggia, no? Ti salvano dalla pioggia. Penso che le puoi usare solo una volta, però. Poi vedete, c'hanno anche i vari drink, quindi vendono anche un po' da mangiare, ma solitamente sono più per queste cose qui. Penna, occhiali. Occhiali a 1 euro. Siamo pazzi. Questo hai portaocchiali, anche questo potrebbe essere utile. Poi gli ombrelli, che però gli ombrelli secondo me costeranno un po' di più. Ma no, sempre 100 centesimi. E qua tutte le lettere, vi ricordate, anche quella del matrimonio la potete comprare qui, che sono quelle per augurare buon matrimonio. Vabbè, io vado a comprare questi, poi vado a casa e vi cucinerò queste uova. Ci vediamo dopo, ciao. Questi non li avevo visti, ma sono fantastici. Praticamente sono i portapile. Avete presente quando c'è lo spinotto dove mettere le cose? E qua puoi metterci questo quando non hai niente attaccato, così per abbellire la casa. Quello del panda è bellissimo. Se ce l'avessero per le prese italiane, forse li comprerei. Poi qua c'hanno tutti i vari tipi di ramen, tutte le patatine, tutte le stronzatine che insomma non fanno bene ma sono buone. Qua tutti gli integratori. E insomma c'è un po' di tutto in questo negozio. E qua ci sono queste per fare il riso più buono, vedete? O gli onigiri un po' più decorati. Questo è Hampaman, che ve l'ho già detto, un po' tipo la pimpa in Giappone, o Peppa Pig magari. Carine, questo qua praticamente li mettete sul riso e così diventa più buono. Kake Gohan, vedete, questo è da Kukuichi Bank, è un negozio di curry che è molto buono. Vabbè, usciamo e andiamo a preparare le nostre uova. Che bel cane. Allora, andiamo a comprarci tutto l'occorrente. Qua ci sono 10 uova a 2 euro. Io metterei un po' di kanikama, che sono un po' di granchio. E poi dobbiamo prendere il pane. Ma perché non devo prendere 100? Vabbè, non c'è tipo più piccolo. Ma così ho paura che forse questo. Sì, dai, questo, perfetto. Sono 3 slide, quindi riusciamo a farci almeno un sandwich. Quindi possiamo fare i nostri sandwich e il nostro uovo coniglio. Non vedo l'ora. Ciao. Bene, allora mettiamo sull'acqua calda per fare le uova. Aspettiamo un po' che bolla e poi metteremo giù le uova. Quante ne facciamo? Facciamone 2, così possiamo fare un orso e un coniglio. Sto a tirare questa linguina, vedete? Ok, e voilà le nostre uova. Togliamo il bollino e le mettiamo in pentola. Forse ci conveniva comprare anche quella specie di pulcino che mi diceva quando erano cotte, ma vabbè, teniamo l'orario col telefono magari. Facciamone 4, perché siccome sono sicuro che mezze le spaccherò, se ne facciamo di più ci abbiamo più probabilità di farne almeno alcune giuste. Bene, mettiamo giù le uova. L'acqua non è che vuole. Oh, secondo voi si spacca quella? Speriamo di no. Mettiamone 4, dai. Oh, si è già rotta. No, non si è rotta. Anche 6, dai, che se ne importa. Facciamo 5 uova. Magari le mangio domani. Non ce ne stanno altre? No, meglio di no. Se no trabocca. Vabbè, aspettiamo che le uova si cuociano. 5 minuti. Mettiamo il timer. Oh mio Dio, qui bolle tutto. Mamma mia. Intanto ho chiesto a Siri quanto ci mette un'uova a diventare sodo. Vediamo cosa mi dice internet. Che va lentissimo, non so perché. Ok, quanto ci mette un'uova a diventare sodo? 7 minuti. Ok. Crediamo a Yahoo Answer qua. Intanto vi sto bruciando casa. Momento della verità. Vediamo se l'uovo è pronto. Perfetto, questo mi si è già rotto. Quindi prendiamo uno che non si è rotto. Mio Dio, ma che sta facendo? Accidenti, ma... Ok, prendiamo queste 2 uova qua. Vediamo se riesco a sbucciarle. Vabbè, non è che sia bravissimo a far vedere le uova che le sbuccio, però ci provo. Io inizio a sbucciare le uova con una mano sola. Vediamo se ce la facciamo. Vabbè, diciamo che sapete sbucciare le uova, dai, non ve lo devo mica insegnare io. Quindi meglio che le sbuccio con 2 mani. Ci vediamo quando le uova sono sbucciate perfettamente. Ciao. Ok,
va bene che non sono un esperto di cucina, ma l'uovo sodo ha questa forma. Vabbè, comunque io voglio partecipare a MasterChef. Allora, facciamo con questo, facciamo l'orsetto, lo metto dentro. Allora, mettiamo questo uovo perfetto, uscito proprio da MasterChef, nella nostra confezione per fare l'orsetto. Lo mettiamo dentro così, chiudiamo e dovrebbe venire... Come cavolo si chiude? Mi sa che già... Ok, chiudiamo, aspettiamo 10 minuti. Intanto sbucciamo l'altro. Sbucciamo. E adesso facciamo anche il coniglietto. Il secondo si è sbucciato un pochino meglio. Quindi, vabbè, se Giotto avesse fatto, invece di fare i cerchi perfetti, avesse... Oddio, si è un po' rotto. Vabbè, ma chi se ne importa. Adesso lo mettiamo dentro qua. Vedrete che diventerà alla perfezione. Ok, via, apriamo. Ok, siete pronti a vedere il coniglietto? Secondo me, siccome non è cotto bene, ho un po' di paura. Comunque chiudiamo, aspettiamo 10 minuti e vediamo se questi ovetti diventeranno perfetti. Comunque costano solo 100 yen, eh? Infatti ho grandi aspettative, non deludetemi uova d'oro. Diventerete due animali perfetti, secondo me il coniglio viene bene. Ok, allora nel mentre che aspettiamo che le uova si cuociano, io direi di preparare questo meraviglioso sandwich. Lo apriamo così. Ok, si è aperto. C'ha la forma di un porchetto, benissimo. Allora, noi prima quindi dovremmo fare il sandwich, da quello che ho capito. Metterci dentro il tonno quello che vogliamo e poi lo mettiamo in questa formina, giusto? Bene, lo mettiamo in questa padella, che tanto questa si può mettere nel microonde. Apriamo il tonno e lo mettiamo giù. Qui, yay! Bene, posizionato il tonno, adesso lo prendiamo. Prendiamo anche dei kanikama, che sono questi spiedini di granchio, tipo il nostro surimi, ma più buoni. Ne bastano due, mi sa. Mettiamo così. Bene, posizioniamo questo, mettiamo anche l'altro. E adesso noi dovremo metterlo in questa meravigliosa formina. Non so come, ma deduco che si metterà. Secondo me faremo un cesso, già me lo sento. Allora, mettiamo questo così. Bene. Poi ci mettiamo sopra l'altro porco e adesso dovremo spingere. Oddio, qua non viene fuori niente. Ok, proviamo con due mani, così. Ok, vabbè, ho messo un pezzo di surimi perché c'era scritto che bisognava mettere la faccia. Vabbè, io non c'avevo uno shumai, quindi ci ho messo questo. Ok, quindi adesso si dovrebbe mettere in forno questa cosa per 30 secondi. Non è che... Ok, non è che era proprio l'idea che avevo in mente, ma... Ah, perché la faccia è di qua, che comunque non è venuta lo stesso. Ma vabbè, togliamo, sai cosa faccio? La faccio con la nori. Vabbè, però sono sicuro che le uova invece saranno venute benissimo. Vediamo, momento della verità. Sto per aprire l'uovo numero 1. Qua si gioca la mia partecipazione a MasterChef. Ma sono io un deficiente? Ma cos'è? Oh, è qua un po' venuta la faccina, ma sono sicuro che, vabbè, questo è venuto un po' male, ma il meraviglioso orsetto sarà venuto benissimo. Vedere, 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 che non si apre, vuol dire che è venuto bene, penso, è un buon segno. Allora... Ok, beh, direi che, non lo so, io avevo un'idea diversa quando, cioè... Ok, vabbè, comunque io mi gusto questa deliziosa cenetta. Spero di avervi insegnato altre due meravigliose ricette giapponesi. Super kawaii, ossia cute. Guardate che bello questo, perlomeno è venuto bene da un lato. E ci vediamo domani con un altro meraviglioso video. Io intanto mi gusto questa cena deliziosa. Proprio mi sembra quasi un peccato mangiare questo orso. Io la faccio lo stesso adesso. Faccio io la faccia, vi insegno come si fa a fare la faccia fatta bene degli orsi. Oh. Vabbè, lo smile, adesso facciamo l'occhio. Che bello occhietto. Ok, ecco qua. Mio Dio, è un po' inquietante. Sono riuscito a fare l'orsetto, yeah! Posso partecipare a MasterChef. Va bene, sembra più un pumpkin, sembra più una di queste, come si chiamano? Zucche di Halloween. Vabbè, è fuori stagione. Ci vediamo domani con un altro video di cucina, sempre le due. Grazie per essere stati con me.